Guardate, quindi dietro c'è parte della mia squadra che ringrazio sempre di cuore perché sono pazzeschi. Iniziamo così il pomeriggio di oggi. Vi faccio vedere questo strumento. Di che cosa stiamo parlando? L'avete riconosciuto? È un'arpa. Lo strumento classico per eccellenza che oggi sarà un grande protagonista della puntata. Però un'arpa rock, rocchettara oseremmo dire. Ovviamente nel corso del pomeriggio vi racconteremo tanti luoghi e accoglieremo all'interno di questo studio tanti ospiti. Partiamo subito dal primo, è una new entry, è un ragazzo veramente in gamba con una grande passione che l'ha portato ad ottenere splendidi risultati, Riccardo Ferri. Ciao Riccardo, prego, accomodati. Grazie. Quando viaggia porta sempre con sé una felpa o una giacca gialla. Esatto. È il tuo colore portafortuna? Esatto, anche il mio colore preferito. È la tua firma? Esatto, anche se oggi non è molto esatto, giallo. Esatto, non c'è nulla di giallo, come mai? Vabbè, lo scopriremo dopo. Qualche anticipazione, come sempre, delle mete che vi racconteremo. Andremo in Nepal per un trekking sull'Himalaya e ancora nel sud della Repubblica Dominicana alla scoperta delle isole di Saona e Caio Levantado. Poi torneremo in Sicilia, in Italia, per un tour fra le più belle città dell'isola più grande del Mediterraneo. Adesso siamo per accogliere nel nostro studio la prima e unica arpista rock di tutta Europa. È riuscita a contaminare uno strumento antico come l'arpa con la musica rock e si è fatta apprezzare in tutto il mondo. È bravissima, particolare, avremo modo di conoscerla nel corso del nostro pomeriggio. L'accogliamo, Nicole Arpa Rock. Ciao Nicole! Ciao! Grazie tantissimo di essere qua, sei splendida! Un'arpa rock abbiamo detto, no? Aspetta, non giriamoci di spalle, l'arpa è la vera protagonista, però tu l'hai interpretata in un modo tutto tuo, tutto particolare. Sì, esatto, l'ho un po', diciamo, l'ho svecchiata un pochino, no? L'hai svecchiata parecchio, eh? Sì, sì, l'ho sdoganato proprio lo strumento e l'ho fatto mio e sai, io ho questa personalità rock. E addirittura il primo pezzo che ci fai sentire oggi è un omaggio a chi? Ai Dire Straits, Romeo and Juliet. Avete capito? Romeo and Juliet con un'arpa. Prego, ti lascio il palcoscenico. Grazie. Meraviglia, meraviglia, Nicole Picchioni,
sarà con noi nel corso del pomeriggio, avremo modo di conoscerla, di capire quella che è stata la sua trasformazione nell'arco del tempo, però adesso dedichiamo a lei la prima proposta di oggi. Andiamo in un luogo che possiamo definire senza dubbio la capitale della musica. Di che cosa stiamo parlando? Di Vienna. Vi hanno vissuto e lavorato i più grandi compositori della storia. Stiamo parlando di Mozart, Beethoven, Strauss, Schubert e Vivaldi. Che cosa dire di più? Partiamo e raggiungiamo Vienna. La città dalle tegole smaltate, dai decori che vanno dal Liberty alle moderne interpretazioni della street art più sperimentale. Siamo a Vienna, Austria, che dai fasti dell'impero asburgico ha saputo guardare al futuro convertendosi in una capitale sempre più green. La nostra visita inizia da un luogo simbolo, il Duomo di Santo Stefano. Il capolavoro gotico situato nell'omonima piazza, proprio nel cuore del centro storico. Si tratta del più significativo monumento gotico del paese, la cui costruzione risale al XII secolo e che con le sue quattro torri conta ben 13 campane. È al suo interno che lo sguardo del visitatore viene completamente catturato dalla maestosità delle volte, delle vetrate variopinte e degli arredi che hanno subito modifiche ricorrenti nel corso dei secoli fino in epoca barocca. Un'atmosfera unica e suggestiva, accentuata dalle vibranti fiamme delle candele e dai caldi bagliori dell'oro. Altari e cappelle laterali di grande pregio custodiscono importanti opere d'arte. Il Duomo di Santo Stefano ospita anche numerosi sepolcri di personaggi storici, come ad esempio l'imperatore Federico III, il principe Eugenio di Savoia, il duca Rodolfo IV d'Asburgo, cardinali e arcivescovi di Vienna. È impossibile non restare affascinati dagli eleganti viali e dall'architettura, con le sue originali commistioni tra passato e futuro. Un esempio di creatività ed eccentricità è sicuramente costituito dal complesso di case popolari costruite nel 1986 dall'architetto e artista Friedensreich Unterwasser. Un'esplosione di energia e colore in 50 appartamenti dalle linee morbide e accoglienti, destinati alle persone meno abbienti. All'interno del complesso un simpatico caffè in stile orientale rende perfettamente l'atmosfera tanto cara al suo creatore. Un progetto innovativo e di condivisione di uno dei primi pensatori verdi del vecchio continente, che ancora oggi mantiene intatta la sua vocazione sociale, attirando passanti curiosi e divenendo punto nevralgico di arte e convivialità. A interpretare il tempo alla viennese vuol dire soprattutto concedersi il lusso di pause di relax negli storici caffè della città. Qui ci si può rilassare gustando del tè, leggendo un libro, facendo due chiacchiere, ma anche assaporando la torta simbolo di Vienna, la Sacher, nata nell'omonimo hotel.
pasticceria Gerstner, un tempo invece riforniva la casa imperiale e ancora oggi conferma la sua storica fama. Gli avventori possono godere di una vista privilegiata sull'Opera di Stato di Vienna, in una città che ha fatto della musica, dei suoi compositori e dei concerti il suo fiore all'occhiello. A Vienna si può visitare uno dei più grandi palazzi imperiali esistenti al mondo, ripercorrendo fatti, vicende e personaggi di corte attraverso la figura dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, nota al grande pubblico come Principessa Sissi. Le stanze, gli usi e i costumi, i sontuosi appartamenti, così come un museo interamente dedicato all'argenteria della famiglia reale, costituiscono una fonte inesauribile di spunti e informazioni su quella che doveva essere la vita a palazzo. Manifatture italiane e francesi restituiscono tutta la magnificenza di una vasta collezione di servizi, posate, piatti, vassoi, set da tè, alcuni dei quali ancora oggi utilizzati durante le cene di Stato. Centro tavola imponenti, riccamente decorati, lunghi decine di metri, lasciano volare la fantasia verso un'etichetta di corte che cela ancora alcuni segreti, come la misteriosa piegatura del tovagliolo utilizzata solo in circostanze speciali e la cui realizzazione è conosciuta da sole due persone al mondo. Lasciando la Hofburg, ci spostiamo verso il Belvedere, che rappresenta non solo un fastoso castello barocco, ma anche la sede delle più pregevoli opere d'arte di Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka. Una bella occasione, inoltre, se il tempo lo consente, per godere anche della bellezza del giardino, fra timidi raggi di sole e un'aria frizzante. Emblema viennese, questa volta decisamente più moderno, è il Prater, un luogo di divertimento con circa 250 attrazioni per trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza e dell'allegria. Qui c'è solo l'imbarazzo della scelta per trovare l'attrazione più adatta ai propri gusti. Noi rimaniamo sul classico e per questa ultima tappa decidiamo di provare la famosa ruota panoramica. Costruita nel 1897 in occasione del 50° anniversario della salita al trono dell'imperatore Francesco Giuseppe, da allora è diventata parte integrante del paesaggio urbano. È la più grande ruota panoramica esistente al mondo che abbia mantenuto il suo progetto costruttivo originario. Giusto il tempo di salire in cabina che siamo già in vetta. Di fronte ai nostri occhi una vista incredibile. Un volo di gabbiano fra tetti e guglie, tra costruzioni antiche e altre più avveniristiche. L'ideale abbraccio di una capitale che ad ogni angolo sa regalare un'emozione sempre nuova. Spesso
in questa trasmissione dico che i protagonisti sono persone normali che fanno cose eccezionali. Ma poi, quando ci penso bene, credo che sia sbagliato, perché non stiamo parlando di persone normali che fanno cose eccezionali, stiamo parlando di persone eccezionali che hanno una sensibilità, un'intelligenza e una volontà di cambiare il mondo che è veramente unica, per cui non possono essere che persone eccezionali. Perché vi sto facendo questo cappello? Perché stiamo per collegarci con il Kenya, con Nairobi, dove c'è un ragazzo che è stato nominato al Nobel per la pace. È giovanissimo, ha capito che voleva dare un senso diverso alla sua vita e adesso passa buona parte di essa proprio a Nairobi. L'abbiamo in collegamento, Nicolò Govoni. Ci sei, Nicolò? Ciao Nicolò, prima cosa, ti vediamo in un posto bellissimo. Che cos'è la vostra scuola? Questa è la nostra scuola internazionale qui a Nairobi. Ecco, una delle tante scuole che hai aperto con la tua associazione. Sì, siamo partiti in Grecia, poi Siria, Kenya, Congo e adesso speriamo di poter concretizzare un nuovo sogno in Colombia. Nicolò, come nasce questa tua volontà? Tu sei un ragazzo giovanissimo, hai 29 anni, improvvisamente fai volontariato in un hotspot e succede qualcosa che probabilmente ti fa decidere di cambiare vita? Sì, era il 2017, io mi trovavo a Samos, in Grecia. Samos è questa piccola isola davanti alle coste turche, in cui sorge appunto un hotspot, che è un campo profughi di ricezione e registrazione dei migranti. Ed è lì che mi trovavo appunto per pochi mesi, per fare volontariato, mentre aspettavo di andare a fare questo master in Stati Uniti, che ho scoperto una realtà terribile, perché era una struttura costruita per 650 persone, ne accoglieva 7.000. 650 persone e 7.000, mamma mia! E quindi? Quindi la gente viveva anche per anni nella foresta, cioè nel bosco, in tende da campeggio, senza bagni, senza cibo a sufficienza, senza vestiti, dottori, legali, scuola. Ed è lì che ho deciso di restare insieme alle mie due cofondatrici, Giulia e Sara. Tu e le tue compagne d'avventura, creando questa associazione Still A Rise, avete un'idea molto precisa, che volete investire nelle scuole, nell'accoglienza, nella formazione di queste persone fragili che devono smettere di rimanere fragili. Sì, assolutamente. Pensiamo che l'educazione sia la chiave, penso che non siamo gli unici a pensarlo. Quello che pensiamo e che forse un po' ci differenzia dal settore, quindi dal resto della cooperazione, è che solo perché sono persone estremamente svantaggiate non basti dare le briciole, non basti dare qualcosa che non è niente. Noi diamo il meglio del meglio. Noi offriamo un'educazione di altissima qualità. Siamo i primi al mondo ad avere l'onore di offrire il percorso IB, ovvero il baccalaureato internazionale, che è considerato il percorso di studi più elitario, più riconosciuto al mondo. Noi siamo i primi al mondo a offrirlo gratis, completamente gratuitamente, ai bambini profughi e vulnerabili in un luogo come questo, che è una baraccopoli a Nairobi. Nicolò, sei favoloso! Stai parlando di persone svantaggiate, però dobbiamo ricordare che tu liberi ancora le persone dalla schiavitù. Allora, di che cosa stiamo parlando? Beh, Licia, la schiavitù non esiste nel nostro tempo, e invece esiste. Esiste la schiavitù del nostro tempo. Esiste come. Infatti la nostra ultima scuola ha come peculiarità proprio quella di andare a riabilitare i bambini minatori del Congo, no? Siamo in una zona che è ricchissima di materie prime, nella fattispecie di cobalto e rame. Il cobalto è un materiale cruciale alla vita moderna. Io e te lo stiamo usando in questo momento attraverso i dispositivi che usiamo per connetterci.
il cobalto è fondamentale al boom tecnologico ed è estratto al 75% in questa zona del Congo, e a estrarlo sono letteralmente degli schiavi moderni, dei bambini, uomini, donne, anziani, che vengono pagati $1-2 al giorno per fare dei lavori brutali, pericolosissimi nelle miniere, affinché poi noi o comunque multinazionali del nord globale possano ricavare profitto. Ecco, noi siamo l'unica scuola in quella regione, che è l'Ualaba, che ha come obiettivo quello di riabilitare i bambini minatori dalla miniera al percorso educativo pubblico. Quante scuole avete aperto fino ad oggi? Ne abbiamo aperte 4, ora sono 3 perché quella in Grecia la abbiamo considerata un progetto completato di successo, perché l'hotspot di cui parlavamo è stato chiuso, hanno aperto un altro che è una struttura non perfetta ma estremamente migliore, con 2000 posti e circa 500 persone che vi abitano, quindi una struttura un po' più umana, e tutti i bambini di quell'hotspot ora vanno alla scuola pubblica greca. E questo è perché abbiamo fatto un lavoro di diplomazia con le autorità perché li accettassero. Nicolò, dobbiamo ricordare, perché voglio ripeterlo, che tu sei stato nominato al Nobel per la pace. La proposta è stata fatta dalla Repubblica di San Marino, perché quando le persone ti conoscono si innamorano di te, e questo è ovvio. Però poi, parlando fuori onda, e io ti ho detto che bella soddisfazione, tu mi hai risposto, vabbè, però tanto per avere il Nobel serviranno ancora 15 anni. Sei un grande, vuol dire che sei estremamente convinto e determinato. Sì, ci crediamo molto, di sicuro, e questi riconoscimenti non possono essere dei riconoscimenti, ma degli incoraggiamenti, perché abbiamo appena cominciato e abbiamo ancora moltissima... siamo consapevoli. Tanti fallimenti e speriamo tante vittorie ancora da accumulare, e quindi ci penseremo più avanti a dei veri riconoscimenti, a poterci davvero dire di aver fatto qualcosa. Per adesso ci stiamo provando. Ti ringrazio tantissimo, Nicolò Govoni, grazie infinitamente per essere stato con noi, in bocca al lupo. Rimaniamo in contatto perché vogliamo continuare a seguirti nell'evoluzione dei vostri progetti, d'accordo? Assolutamente, grazie davvero dell'onore. Grazie di cuore, un orgoglio, diciamolo, tutto italiano. Adesso voltiamo decisamente pagina, parliamo della Sicilia. Quando parliamo di Sicilia tutti sappiamo che è un'isola meravigliosa, molto amata dal turismo anche internazionale, ma non tutti sanno che la Sicilia ha anche al suo interno diversi privati. Volete che ve ne accenni qualcuno? Li ho tutti scritti, ce ne sono tanti, però ve ne leggo soltanto 2 o 3. L'arcipelago delle isole Egadi detiene il primato come area marina protetta più grande d'Europa. Quindi le Egadi, oltre ad essere isole meravigliose, hanno un'area marina protetta infinita. Il parco archeologico della Valle dei Templi, con i suoi 1300 ettari, è il sito archeologico più esteso al mondo. Ve ne rendete conto? E ancora, nel 1745, molto prima dell'istituzione di parchi o di riserve naturali, si decise di proteggere il castagno dei 100 cavalli. È una pianta enorme, gigantesca, uno degli alberi più vecchi d'Europa. Oggi questo documento risulta essere il primo tentativo istituzionale al mondo di tutela ambientale. Insomma, vi sembra poco? Adesso in Sicilia andiamo insieme. Perdersi, per poi ritrovarsi in questa magnifica baia e i suoi splendidi faraglioni. Così come fece Ulisse nella sua ultima tappa, prima di tornare a Itaca. Benvenuti nella Magica Scopello, in Sicilia. La tonnara di Scopello, costruita nel XII secolo, oggi è un'esclusiva residenza sul mare, in quest'angolo nascosto della parte nord-occidentale della Sicilia. Oh,
nome Scopello, ovvero Scoglio, compare per la prima volta nell'anno 1000. Nel corso dei secoli la tonnara è stata ampliata ed è passata di mano in mano tra varie famiglie aristocratiche del luogo. Il borgo è un gioiello del XVII secolo incastonato fra gli scogli. Splendida la chiesetta di Santa Maria delle Grazie, che rimane impressa per la sua semplicità. A guardia di Scopello si trovano due torri. Le torri osservano instancabili lo scorrere del tempo in questo paesaggio marino incredibile. Il grazioso borgo di Scopello è una meta obbligata dai viaggiatori estivi, anche grazie alla vicinanza con la riserva dello Zingaro. Una visita a Scopello con la sua atmosfera pacifica e rilassante è davvero indimenticabile. Le viuzze e le piazzette offrono ristoro ai viaggiatori. Poco distante da Scopello si trova Castellammare del Golfo, delizioso borgo marittimo che affonda le sue radici in un passato molto lontano. Già Erodoto ne parlava nei suoi scritti, ma furono gli arabi a farla diventare un importante emporio di mercanti, chiamandola Al-Madarig, letteralmente le scale. Il nome con cui la conosciamo oggi deriva da Castrum ad Mare de Golfo, e le venne conferito all'inizio dell'anno 1000, quando divenne un'importante fortificazione, prima normanna e poi sveva. Al giorno d'oggi è una pittoresca meta marittima della Sicilia. L'intera zona costiera è naturalisticamente interessante. Qui si trova la riserva naturale regionale dello Zingaro. Istituita nel 1981 come prima riserva naturale siciliana, si estende fra i comuni di Castellammare del Golfo e di San Vitolo Capo. Le calette si susseguono, mischiandosi a profumi e a colori ineguagliabili, sfoderando tutto il loro fascino. Le onde blu cobalto del mare cristallino, che si infrangono dolcemente sugli scogli, nascondono al loro interno una vita acquatica sorprendentemente ricca. I numerosi sentieri permettono di esplorare il parco in maniera approfondita e di raggiungere angoli nascosti su cui si aprono paesaggi unici a picco sul mare. Non lontano si trova il Golfo di Macari. La natura selvaggia qui comprende tratti lunghi e sabbiosi, inframmezzati da calette, falesie e scogliere. Il mare assume tutti i toni dell'azzurro e del turchese, del verde marino e del blu. Il tutto racchiuso nella splendida cornice della macchia mediterranea. I fondali sono ricchi di flora e fauna marina. Sulla punta nord della penisola si trova San Vitolo Capo, con la sua spiaggia lunga 3 chilometri, alle pendici del Monte Monaco, che domina dall'alto questa distesa di sabbia finissima. Una spiaggia così bella che si narra che addirittura Venere venisse a bagnarsi in queste acque. Il Monte Monaco deve il suo nome alla particolare forma che ricorda quella di un monaco in ginocchio e con le mani giunte in preghiera. Spostandoci verso ovest lungo la costa, troviamo la Grotta Mangiapane. Questa spaccatura nella roccia, alta 80 metri, è un antico insediamento preistorico e un importante sito geologico.
Al suo interno si trova un piccolo borgo che fu abitato dalla famiglia Mangiapane dal 1819 fino agli anni 50. I Mangiapane costruirono piccole abitazioni mimetizzate con i colori della terra, stalle per animali, un forno a legna e anche una piccola cappella. Si diedero da fare per realizzare l'essenziale, per condurre una vita semplice. Dal 1983 è diventata rinomata grazie a un'associazione del comune di Custonaci che organizza un magico presepe vivente con oltre 150 figuranti. Salendo le colline dell'entroterra, arroccato sulla vetta del Monte Erice, si trova l'omonima cittadina. Fondata dagli esuli troiani secondo Tucidide e citata anche da Virgilio nell'Eneide, Erice è una vera e propria terrazza panoramica sulla Sicilia. Non lontano da Erice si estendono le saline di Trapani. Fanno parte della riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, gestite dal WWF, e portano con sé una storia millenaria. Vennero utilizzate sin dall'epoca dei Fenici. Durante l'epoca dell'Impero Borbonico raggiunsero l'apice rendendo Trapani uno dei porti più importanti d'Europa per il commercio del sale. Viaggiatori da ogni parte del mondo vengono a osservare lo spettacolo dei mulini che, riflettendosi nel mare, offrono suggestioni dalle mille sfumature rosa. Adiacenti si trovano le sorelle saline di Marsala, nella riserva della Laguna dello Stagnone. Uno specchio d'acqua delimitato dal mare aperto tramite l'Isola Grande e con tre isolette al suo interno: Mozia, Santa Maria e Scola. Passeggiando lungo i canali delle saline si gode di una pace unica, regalata dal suono delle onde del mare e dai gabbiani, e accompagnata da orizzonti lacustri, montagne di sale e uccelli in volo. Mentre sulla linea dell'orizzonte, al tramonto, appaiono in controluce le isole Egadi. La Sicilia lascia nel viaggiatore delle suggestioni particolari e nello spirito la voglia assoluta di tornare al più presto, a godere di tutte queste bellezze. Sicilia, quindi parliamo di un mare molto protagonista, ma quando parliamo di mare parliamo di una realtà che non è delimitata da confini. Il mare non conosce confini. Ciò che facciamo al mare dall'altra parte del mondo in qualche modo ricade addosso a tutta l'umanità. Oggi parliamo ad esempio della barriera corallina australiana. Sono 2300 chilometri di estensione, 1600 specie di pesci e più di 500 tipi di coralli. Quello australiano è il più grande ecosistema corallino del mondo e soprattutto è decretato patrimonio UNESCO. Ma non basta essere decretato patrimonio UNESCO per venire protetto, perché purtroppo dobbiamo ricordare che la barriera corallina australiana negli ultimi anni è ridotta sempre peggio. Addirittura si scrive che sta morendo. Io sono felicissima di avere in collegamento dall'Australia
Australia, da Perth, uno straordinario fotografo naturalista che al progetto della barriera corallina, anzi che alla barriera corallina australiana, ha legato un suo importante progetto. Giacomo D'Orlando, ti vedo, sì, sei apparso. Sì, buonasera a tutti dalla ventosa Perth. Sei a Perth, in un posto bellissimo peraltro. Sì, a Elizabeth Quay, dove diciamo ci sono tutti i grattacieli che danno sul fiume. Hai detto bello. Ventosa, è per questo che tieni la mano sul microfono, eh? Speriamo, sì, esatto, incrociamo perché... le dita. Esatto, incrociamo le dita. Speriamo che vada tutto bene. Senti, ho parlato di un progetto legato alla barriera corallina, un progetto al quale tu tieni particolarmente. Di che cosa si tratta? Allora, è un progetto che ho iniziato nel 2022 in Thailandia e in Indonesia. Il progetto si chiama Symbiosis e parla dell'impatto del cambiamento climatico sull'ecosistema marino e costiero. Motivo per cui sono qua, mi sono trasferito in Australia poche settimane fa, proprio per documentare l'impatto del cambiamento climatico sulle coste dell'Australia occidentale e sulla barriera corallina invece nell'Australia orientale. Parliamoci chiaro, Giacomo, cioè l'uomo è responsabile in buona parte di quello che stiamo facendo alla barriera corallina, al pianeta, a causa dei cambiamenti climatici. Poi però ci sono delle persone che fanno di tutto per limitare questi danni e tu racconti al mondo proprio del lavoro di queste persone. In questo caso ho iniziato un progetto nel 2018 dove sono andato a documentare dei vari esperimenti all'interno dell'Australian Institute of Marine Science in Townsville di trapianti di coralli e di incroci che si sono fatti tra dei ceppi resistenti al calore e di cui diciamo si cerca di creare un per corallo che possa contrastare, che possa sopravvivere alle temperature dell'acqua sempre più crescenti ed evitare così fenomeni appunto di sbiancamento. Stiamo vedendo delle fotografie tue proprio di questi coralli che sono sbiancati. Prima dicevo, il mare non conosce confine, quello che facciamo a un luogo del pianeta poi si sente dalla parte opposta magari. Quindi quando tu parli di questi progetti, parli di progetti legati alle barriere coralline di tutto il mondo, perché pensiamo a quello che è successo alla barriera corallina delle Maldive, della quale si è parlato tanto semplicemente perché le Maldive sono un posto super turistico, no? Però magari un po' meno si è parlato della barriera corallina thailandese, che tu hai denunciato essere in grave pericolo per delle operazioni dell'uomo che sono estremamente dannose. Sì, assolutamente. Oltre a diciamo l'aumento di CO2 nell'atmosfera, purtroppo nel sud-est asiatico l'uomo ancora pesca in maniera non sostenibile, e purtroppo anche non solo lì, ma in particolar modo in quelle zone, il che fa sì che l'ecosistema ne risenta molto. E anche in quel caso lì ho voluto documentare degli esperimenti dell'Università Chulalongkorn dove hanno questo progetto di criopreservazione delle spore dei coralli, ovvero che prendono le uova che devono essere fecondate e le mettono sotto nitrogeno per preservarle e dopo rilasciarle in acqua durante gli eventi di, come si chiamano qua, spawning. Ma tu mi dicevi che in Thailandia vengono utilizzati ancora oggi esplosivi per la pesca illegale? Assolutamente sì, in posti diciamo, soprattutto nelle isole, nei posti meno turistici ovviamente, vengono utilizzati pesca scrascico, esplosivi, cianuro, e questo fa morire insomma tutto l'ecosistema marino, come puoi ben capire, e quindi ne risente non solo il mare in sé, ma anche la sua biodiversità e ovviamente anche le persone. Che cosa pensano gli scienziati e i ricercatori, Giacomo? Possiamo avere speranza per salvare la barriera corallina?
La speranza sarebbe vivere in maniera un po' più sostenibile, quindi pescare in maniera sostenibile, ridurre le emissioni di CO2 che comportano l'acidificazione dell'oceano e il suo conseguente aumento delle temperature. C'è, la speranza c'è sempre, però bisogna agire abbastanza in fretta. Esatto, bisogna agire abbastanza in fretta. Io Giacomo ti ringrazio tantissimo per essere stato in collegamento con noi, veramente. Grazie a voi, è stato un piacere. Continua a lavorare, continua a informarci, mi raccomando. Nessun problema, grazie a voi. Buona grazie giornata. Di cuore. Noi ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, poi continueremo a raccontarvi il mare anche con le sue fragilità, perché purtroppo non è soltanto una barriera corallina che muore o una pesca illegale dove vengono utilizzati gli esplosivi, perché anche il nostro mare, quello che circonda la nostra grande penisola, corre dei seri pericoli e lo scopriremo fra poco. Pubblicità, rimanete con noi. Parlare di mare e del suo valore. Adesso dall'Australia parliamo invece del Mediterraneo, con una persona che ha dedicato la vita alla salvaguardia e alla protezione del mare. È venuta a trovarci Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo. Ciao Rosalba. Grazie di essere qui con noi. Ma che felicità di stare qui. Io sono sempre felice di averti. Ho detto una vita nel vero e proprio senso della parola. In uno studio bellissimo. Troppo carina. Tu sei abituata, fra l'altro, ad andare nei posti più belli, perché Mare Vivo ha avuto continuamente un sacco di riconoscimenti importanti. Guarda, io ti dico, Licia, che quando ho cominciato il mio lavoro 40 anni fa, la mia passione, la mia mission, non immaginavo quanto fosse importante il mare. Ogni giorno apprendo più cose e capisco che veramente senza il mare in buona salute non c'è futuro dell'uomo sul pianeta Terra. Hai detto 40 anni che mi occupo di mare. In questi 40 anni quanto hai percepito la sua sofferenza? Sta sempre peggio, purtroppo sta sempre peggio. Anche delle cose che non si vedono, perché semmai scompaiono degli esseri piccoli piccoli che non fanno notizia, ma sono quelli che poi reggono tutto il sistema. Mi ricordo quando ero piccola, le stelle marine si trovavano a Ostia, i cavallucci marini che si vedevano. E poi i granchi ce n'erano una quantità enorme, enorme. E adesso ci sono dei granchi che arrivano dall'Indo-Pacifico, il Pecnon gibbesi, che sono dei granchi che vivono sott'acqua, non nel bagnasciuga. E quegli altri non ci sono più, il ranciufellone, il famoso ranciufellone. Dove sono i ranciufelloni? Capito? Tutta questa popolazione non sappiamo dove sia andata, anche perché non c'è molta ricerca sul mare, non ce n'è abbastanza. Non ce n'è abbastanza, dobbiamo dire. Sì. Hai menzionato degli esseri microscopici. Noi adesso abbiamo parlato della barriera corallina australiana, che è formata da esseri microscopici, no? Che però fanno questa costruzione enorme. Grandi costruttori. Questi grandi costruttori. Però se parliamo del Mediterraneo, ci sono degli esseri microscopici, costruttori anche loro, come no? Che non sono mai stati considerati, per i quali voi di Mare Vivo avete fatto una lotta noi importante. Noi ci stiamo combattendo dal 1990 sulla Posidonia oceanica, che sono quelle grandi foreste sommerse del mare, sono quelle che producono l'ossigeno, ma sono tutte quante in regressione. E noi stiamo facendo una campagna che si chiama Replant, dove cerchiamo di ricostruire alcune zone dove sono particolarmente ferite, sia la Posidonia che la Cimodocea nodosa, che addirittura la Cistosera, che è quella bellissima alga bruna che urlava tutti quanti gli scogli, era bellissima. Quindi voglio dire, tutto questo enorme, incredibile mondo di biodiversità del mare si sta perdendo e noi non ce lo possiamo permettere. E i datteri di mare, anche questi poco conosciuti. Mamma mia, qui abbiamo avuto una vittoria e su questo siamo molto contenti, perché io do sempre le date, perché così uno si ricorda da quanto tempo lavoriamo. Nel 1987 riuscimmo a far proibire la pesca al dattero di mare.
poi anche la detenzione, la commercializzazione, tutto sul dattero di mare. Purtroppo c'è ancora moltissima illegalità. E che dobbiamo, scusami se ti interrompo, però dobbiamo, non tutti sanno cosa sono i datteri di mare. Per raccoglierli si spaccano tutti gli scogli. Brava, si spacca la roccia, quindi non è tanto che è in pericolo il dattero, ma è in pericolo l'habitat, perché per prendere, pensa, per mangiare un piatto di spaghetti con i datteri si distrugge un metro quadro di habitat, che poi diventa deserto. Sempre prima della pubblicità abbiamo parlato appunto dei disastri delle barriere coralline in Australia, ma anche in Thailandia, e abbiamo ricordato come in Thailandia si faccia questa pesca illegale utilizzando gli esplosivi. Ci sono purtroppo tipi di pesca illegale in tutto il mondo, ma voi in Italia, nel nostro mare, avete operato tantissimo, ad esempio per raccogliere delle reti che sono motivo di morte di migliaia di animali. La nostra divisione subacquea, che ha tanti anni quanto Mare Vivo, quindi da sempre, e quest'anno ha tirato fuori quasi 5 chilometri di reti. Eccole, le immagini si possono vedere. Guardate che cosa fanno proprio le reti. Sono tutti volontari che invece di andare in vacanza vanno sott'acqua anche a 60 metri, quindi sono TS, sono super esperti, perché è rischiosissimo tirar fuori una rete, perché ci può impigliare dentro, per esempio, ci sono tanti problemi. Ma loro fanno con grande professionalità. E pensato, 5 chilometri di rete, vuol dire 5.000 metri, sì. Cioè una cosa enorme, e poi pesano per tirarli via. E quello che noi facciamo, un appello ai pescatori, forse lo possiamo fare anche da qua, quando perdete una rete, ditecelo subito. I pescatori sono fondamentali, cioè devono essere dei collaboratori, quasi fra i principali protettori del mare, che col mare ci vivono. Sì. Quindi se parliamo della legge Salva Mare, che è una grande conquista. Brava, brava. La legge Salvamare abbiamo impiegato 4 anni per riuscire a ottenerla, e l'11 maggio del 2022 è diventata legge dello Stato. Però manca ancora qualcosa, mancano i decreti attuativi. Se non li fanno questi decreti, alla fine la legge rimane nel cassetto. Ma questa legge è importante. Se io ti racconto di che cosa si tratta, la gente dice, ma ancora è così? È una cosa ovvia. Cioè sono cose ovvie. Cioè, il primo capitolo è che i pescatori possono riportare a terra la plastica che trovano nelle reti. Che mi sembra una cosa per la quale non serve nemmeno una legge, invece serve. E invece serve, perché adesso è trasporto illegale di rifiuti, e quindi questo deve essere fatto. Un altro articolo importantissimo sul quale noi lottiamo da più di 30 anni, è quello di mettere allo sbarramento alle fosse dei fiumi questi sistemi di raccolta, in modo che la plastica non finisca nel grande mare, ma venga raccolta prima che venga, insomma, che ci finisca. Certo. Perché l'80% della plastica che noi troviamo in mare arriva attraverso i fiumi. Quindi se noi intanto, certo, dovremmo pensare a non produrre buttarla, la plastica, l'usa e getta, non si deve più certo. fare, cioè mille cose, però nel frattempo non la facciamo entrare in mare, perché quando finisce in mare ha voglia di dire che la andiamo a togliere, ma è quasi impossibile. Pensate che quella che noi vediamo è solo il 15%, l'85% è sott'acqua. E che cosa succede? Che si disfa, diventa microplastiche, i pesci le mangiano, entrano nella catena alimentare. E noi adesso, Licia, l'ultima ricerca fatta appunto dal professor Antonio Ragusa è che addirittura quando noi diamo il nostro latte ai bambini, dentro il latte materno c'è la plastica. Sì. Ma come possiamo? Che dobbiamo aspettare ancora per intervenire? E quindi questa è l'ultimissima, c'è nel sangue, c'è nella placenta delle donne. Allora noi dobbiamo veramente correre velocemente ai ripari, proprio correre. Non c'è più tempo, guarda. Non c'è più tempo. Però con persone come Rosalba Giugni e tante altre che la seguono con determinazione, i risultati alla fine si ottengono. Io ti ringrazio di cuore, grazie. Rosalba. Ma grazie a voi, grazie a voi di cuore. Perché è molto importante quello che noi facciamo. Ma se voi non lo divulgate, non ci fate conoscere, non fate conoscere quello che stiamo facendo, alla fine è molto poco. Noi ci mettiamo sugli attenti. Viva il mare. Dedichiamo un omaggio al mare, che è il prossimo nostro racconto. Ci porta nella Repubblica Dominicana alla scoperta di due splendide isole e ovviamente del suo mare. Como tu gozas, qué rico te meneas cuando tú bailas.
Le isole della Repubblica Dominicana sono incantevoli e oggi ve ne vogliamo far conoscere due. La prima si chiama Saona e si trova a pochi chilometri da Santo Domingo. La seconda si chiama Cayo Levantado e si trova davanti alle coste della baia di Samaná. Ci si sveglia presto al mattino per raggiungere la località di Baia Ibe, vivace zona turistica frequentata per le lunghe spiagge, le barriere coralline, ma soprattutto per la flotta di pescatori e tour organizzati che accompagnano i turisti sull'isola di Saona. Dal porticciolo salpano tutti i giorni barche e catamarani diretti su quell'isola paradisiaca che fu set della celebre pellicola Laguna Blu del 1980, avventura romantica interpretata dall'attrice newyorkese Brooke Shields, che a quei tempi era solo quindicenne. Prima di raggiungere l'isola, ci si ferma nelle piscine naturali di Saona. Qui, maschera e boccaglio non servono. Basta camminare a pelo d'acqua lungo i bassi fondali per avvistare le famose stelle marine che popolano il fondale. Sono di un bell'arancio che contrasta con l'acqua turchese e il fondale candido. Le piscine naturali di Saona rappresentano il punto d'incontro tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico e forse anche per questa ragione i fondali dell'isola sono famosi sia per lo snorkeling che per le immersioni. Questo è un angolo di Mar dei Caraibi che fa parte del Parque Nacional Cotubanamá, l'oasi protetta di 791,9 km quadrati, dove grotte e zone umide si alternano a dedali di mangrovie e insenature. Dopo la sosta al largo di Playa Palmilla, i catamarani partono verso Saona, raggiungibile con ulteriori 20 minuti di navigazione. Qualunque mezzo si scelga per raggiungerla, Saona appare lentamente all'orizzonte come un grande fazzoletto verde lungo 22 km, largo 5, che si allunga nell'azzurro del Mar dei Caraibi. Situata a 19 km dalla terraferma, quest'isola incarna alla perfezione il sogno di chiunque abbia almeno una volta nella vita immaginato un'isola deserta. Fu Cristoforo Colombo a darle il nome di Saona, omaggiando il suo amico navigatore Michele de Cuneo, originario di Savona. Dapprima fu utilizzata negli anni 40 come luogo di confino per gli oppositori del regime e fu poi dichiarata area protetta nel 1975 in quanto sito di nidificazione delle tartarughe marine. Oggi l'isola è un lembo di sabbia bianchissima e verdi palme dove la vita scorre lenta, scandita esclusivamente dall'arrivo dei turisti, a cui tutte le attività sono dedicate.
ed eccoci pronti ad affrontare il mare per raggiungere la seconda isola del nostro viaggio. La piccola e affascinante isola di Cayo Levantado si trova a soli 5 km dalla baia di Samaná e vanta spiagge dalla sabbia brillante e circondate da centinaia di palme. Qui le attività si limitano a nuotare, prendere il sole, qualche giro in kayak nella laguna o poco più. Insomma, il luogo ideale per staccare la spina e rigenerarsi. Cayo Levantado è una nota destinazione turistica del paese ed è virtualmente divisa in due parti, quella a libero accesso, dove tutti possono sostare, e una seconda parte dove sorge un solo lussuoso hotel a 5 stelle. L'isola è molto piccola, è lunga solo 900 metri e larga 500, con il punto più alto e elevato che non supera i 26 metri sopra il livello del mare. La vegetazione dell'isola è quella tipica dei Caraibi, con bagnasciuga invidiabili e ombreggiati da migliaia di cocchi. È bene ricordare che la Repubblica Dominicana detiene il primato del maggior numero di cocchi per metro quadrato al mondo. L'isola detiene anche l'insolito primato di avere tre nomi. Cayo Levantado, cioè isola emersa, essendosi nei millenni letteralmente sollevata dalle acque. L'isola dei famosi, avendo ospitato un'edizione del noto programma televisivo, e prende anche il nome da un rinomato rum. Gli scorci naturali dell'isola sono stati immortalati negli anni 70 per uno spot pubblicitario di una famosa bevanda alcolica. I traghetti per raggiungere l'isola partono regolarmente dal porto di Samaná, situato in Avenida Marina, e i turisti vengono affascinati subito dalla sua spartana tranquillità. L'intera isola può essere attraversata in soli 15 minuti a piedi e le sue acque trasparenti e calme sfoggiano tutta la gamma dei toni dell'azzurro. È bene sapere che nei giorni in cui le grandi navi da crociera attraccano nella baia, sull'isola si verificano alcune restrizioni per le visite. Cayo Levantado fa da spartiacque tra il mare tranquillo della baia di Samaná e l'esterno della baia che si apre sull'Oceano Atlantico. Questo mare da sogno, da metà gennaio fino a fine marzo, si popola di balene e balenotteri al largo di Capo Samaná, un'emozione che in molti non vogliono perdere. Uscendo dalla baia protetta e allontanandosi dall'isola, il mare però perde la sua tranquillità e chi si metterà in viaggio per osservare le balene ne tenga conto se soffre il mal di mare. Cayo Levantado, con la sua storia recente e la ricchezza naturalistica, è sicuramente un luogo imperdibile, un'altra perla ben custodita della Repubblica Dominicana.
eccomi qua con Riccardo Ferri, un nuovo amico del programma, alla sua seconda partecipazione al web, perché sai, questo programma poi ha un sacco di amici nel corso degli anni che tornano, che crescono, che vivono delle bellissime esperienze. L'abbiamo già raccontato la scorsa puntata, Riccardo è un grande viaggiatore e ha iniziato a viaggiare da piccolino, possiamo dire. Con la mia famiglia. Ti hanno insegnato, raccontato il mondo. Esatto. Mi ho sempre portato con loro nei loro viaggi e da lì è nata questa grande passione. Una passione che si è trasformata poi in un lavoro. Esatto. Perché sei stato contattato, io dico, la bellezza dei social. Se al giorno d'oggi. Sì. Io mi permetto di dire se utilizzati nel modo giusto, perché alcune persone diventano proprio social dipendenti, però al giorno d'oggi diventano uno strumento per oltrepassare i confini. Quindi sei stato contattato. Esatto, da questi youtuber americani, canadesi, che loro lo fanno proprio di lavoro da anni e mi hanno portato con loro in queste collaborazioni in giro per il mondo. Quindi youtuber perché mettono sul loro canale YouTube dei contenuti, dei racconti di viaggio, brevi documentari, diciamo così. Delle storie. E poi ti sei cimentato in un'altra avventura, cose facili mai, no? Sei andato sulla strada... dell'Annapurna Base Camp, che è un trekking... Stiamo parlando del Nepal. Del Nepal, esatto. Dove in un viaggio di gruppo di 6 giorni... abbiamo fatto questa esperienza partendo dalla capitale Kathmandu, arrivando fino al base camp a 4130 metri e attraversando appunto le montagne dell'Himalaya. Avete fatto percorsi anche abbastanza complicati, intanto stiamo vedendo le tue bellissime immagini, non era una cosa proprio facile. E allora, più che altro il percorso era abbastanza facile, la difficoltà stava appunto nell'altitudine. Visto che quando superi una certa quota camminando la fatica per ogni piccolo spostamento comincia a farsi sentire e soprattutto se non sei diciamo allenato questa cosa risalta ancora di più, ecco. Lui ha detto abbastanza facile, no? Immaginate uno che va a 4000 metri, suppongo con degli zaini, esatto. Con dei pesi. E avevamo anche degli sherpa che ci aiutavano appunto a portare sulle valigie. E quanto camminavate nell'arco della giornata? 6-7 ore al giorno. Quindi avete capito? Io ho detto non era una cosa semplicissima e lui mi ha contraddetta perché mi ha detto no, è una cosa facilissima. 6-7 ore al giorno in coppa alla montagna, esatto. Come dicono a Napoli, non è proprio semplice, però sicuramente le immagini che ha riportato a casa sono molto belle. Vediamo il suo racconto del viaggio. Un piccolo paese nel cuore dell'Asia, abbracciato dalle montagne più alte del mondo. Qui si svolgerà la mia avventura, che mi porterà alla scoperta della natura più selvaggia alle pendici dell'Himalaya. La mia prima tappa in Nepal è Kathmandu, la sua caotica capitale. Una città colorata e vivace, le cui strade sono decisamente affollate. Io e i miei compagni di viaggio raggiungiamo il punto di partenza del nostro trekking a bordo di un pullman. Con noi ci sono anche degli sherpa, i cosiddetti custodi delle montagne, un prezioso aiuto per raggiungere la nostra meta, l'Annapurna Base Camp, a 4130 metri di altitudine. Attraversiamo alcuni villaggi nepalesi, colorati dalle tipiche bandierine. Fine maggio e qui da poco è iniziata la stagione dei monsoni. Nuvole e pioggia ci accompagneranno per la maggior parte del nostro cammino. Il percorso è composto per la maggior parte da scalini, resi scivolosi dalla pioggia.
Il mattino successivo un timido sole risplende sulle creste delle montagne e sulla rigogliosa vegetazione. Riusciamo anche a intravedere alcune delle vette più alte della zona, splendidamente innevate, come l'Annapurna Sud, alta più di 7000 metri, e il Machapuchare, la montagna a coda di pesce. Continuiamo a camminare, salendo di quota la fatica comincia a farsi sentire. Cambia anche il paesaggio, il verde della vegetazione è sostituito dal bianco della neve e tutto avviene sotto i nostri occhi. Soffici fiocchi ci danno il benvenuto non appena arriviamo all'Annapurna Base Camp. Non potevamo ricevere benvenuto migliore. La neve rende tutto questo ancora più incredibile, un vero e proprio spettacolo. Grazie Nepal, terra magica. Di Riccardo Ferri, complimenti. Grazie. Riccardo, avete avuto tempo non bellissimo durante il vostro percorso. Esatto, soprattutto perché siamo andati a fine maggio, quindi è proprio l'inizio della stagione dei monsoni, quindi la pioggia è veramente una costante tutti i giorni. Poi il maltempo sempre va via prima o poi e quindi sì, ti dà, esatto, la possibilità di vedere degli spettacoli. Esatto, esatto. E poi è stato proprio un crescendo, visto che abbiamo cominciato con la pioggia e poi alla fine è spuntato il sole e per completare il tutto è arrivata anche la neve quando proprio siamo arrivati al base camp. E guardate la fotografia che ha alle sue spalle, cioè è una cosa... Questa che vetta è? Questa è il Machapuchare, la montagna a coda di pesce, che è una montagna alta quasi 7000 metri ed è anche sacra, è infatti una delle poche che non è mai stata scalata appunto per motivi religiosi nepalesi. Quando si parla di meraviglia della natura, ecco, fotografie come questa non dovrebbero essere nemmeno commentate perché si raccontano da sole. Grazie Riccardo Ferri. E adesso ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario. Subito dopo, ancora con noi, Nicole Arpa Rock. E la nostra Nicole Picchioni ci ha fatto sognare, davvero. Grazie. Con Bruce Springsteen addirittura. Sì, sì. Un artista che tu ami particolarmente, proprio tu sogni di esibirti con lui.
Beh, magari, questo è un grande sogno. Devo dire che, sai, ho aperto i concerti di vari artisti, la PFM, la premiata Forneria Marconi. Sì, col quale è proprio nata una bellissima collaborazione. Poi Branduardi, Cristicchi, Arisa, però Sergio Bruce Cavaliere. Springsteen, però il tuo. Springsteen mi manca, ce l'ho nel cuore. E sono poi affascinata dalla sua storia, perché anche lui ha iniziato dal basso. Tu sai che io all'inizio sono stata un'arpista classica. Sì, vabbè, ma adesso non mi raccontare tutto, facciamo perlomeno finta che io non sappia le cose, no? Facciamo così a moina, come si dice a Napoli. Perché Nicole è veramente una meraviglia dell'arte musicale, in quanto lei da piccolina era già appassionata di musica, nasce come appunto artista classica, viene vista e apprezzata dai grandi della musica, addirittura da Muti. Quindi tu hai suonato nell'orchestra del grande Riccardo Muti. Esatto, nell'orchestra Luigi Cherubini, ero la sua arpista. Poi da lì è stata apprezzata da altri, però a un certo punto, quando una ragazza raggiunge un livello che forse è nella musica classica è il massimo, dice: io qui non mi sento proprio di poter esprimere quello che ho dentro, ed ecco qua la scelta. Che cosa hai fatto? Ho dato proprio un calcio alle convenzioni, alle regole. Avevo questo grande sogno, come hai detto tu, però non avevo la possibilità, perché non esisteva la figura dell'arpista rock, quindi della solista, col proprio progetto che si può esibire nei teatri e fare i tour. Quindi per arrivare a farlo, a un certo punto ho deciso di portare la mia musica, i miei arrangiamenti a diretto contatto con le persone. E quale modo migliore se non andare verso le persone, e quindi sono diventata un'artista di strada. Allora io vorrei fermarmi un attimo, avete capito? Cioè, una persona, un artista, una musicista classica che suona ai massimi livelli al mondo dice: rinuncio a questo e divento un'artista di strada. Sì. Ti avranno dato tutti della matta? Brava. Beh, certo, uno dice: ma come? Hai tutto in mano? E poi molte volte gli artisti di strada, anche sbagliando, noi li giudichiamo un po' improvvisati. Io dico sbagliando perché invece ci sono degli artisti di strada che sono meravigliosi. Però appunto non ci si aspetta di trovarsi di fronte a un artista di strada che ha le tue competenze. E invece hai fatto bene. E invece guarda, hai fatto grazie. Bene perché? No, era l'unica possibilità, perché davvero non sapevo come fare. Quindi quello era l'unico modo, lo so che è stato un modo estremo, ma del resto, te l'ho detto, sono rock. Il rock non è soltanto un genere, ma è proprio un modo di vivere. E quindi sì, ho fatto ti sei fatta scelta. Conoscere così. Sì. La prima volta che ti hanno fatto una proposta che tu hai detto: wow, ce l'ho fatta. La prima volta è passata una giornalista, io ero lì che suonavo a Piazza Navona a Roma, e a un certo punto è arrivata questa ragazza tutta tatuata, ho detto: ecco, sarà un'altra artista di strada che dice poi a che ora finisci di esibirti. E invece era questa giornalista e mi ha fatto una piccola video intervista, ma proprio semplicissima, dove io raccontavo come mai ero lì. A un certo punto questa video intervista è diventata virale e hanno iniziato a chiamarmi addirittura il Ministero dei Beni Culturali. Mi chiamò per capire come mai una con delle competenze musicali stesse lì in una piazza da anni, perché io sono stata 2 anni e mezzo ogni giorno a lottare per suonare lì col freddo, col caldo, insomma, proprio per portare avanti questo progetto, questo sogno di avere un palco mio, di avere un pubblico per me, di avere una band, ora ce l'ho, e quindi di portare avanti questo grande progetto che sentivo dentro, di esprimermi con la mia arpa in questo modo diverso, suonando tra l'altro in piedi, perché ho creato questo cubo per suonare in piedi, e sdoganare proprio lo strumento, farlo mio e evitare tutte le regole, tutto quello che avevo imparato fino a quel momento. Avete capito perché siamo felicissimi di averla qua? Non soltanto per la sua arte, che io starei ad ascoltarla per ore, per giorni, non lo so, anche da notte per riposare, bellissimo, bellissimo, ma per la sua grinta, perché lei ha detto: io amo particolarmente Bruce Springsteen perché è nato dal basso. Lei non è nata dal basso, lei era in alto, è scesa in basso e poi è risalita dove voleva lei. Quindi sei una grande, una grandissima. Rimani grazie. Ancora, no? Va bene. Rimani ancora? Volentieri.
Per adesso, a proposito di alti, bassi, alti, è anche bello, insomma, stimolante fare delle scalate, no? Sì. Vi facciamo fare una delle scalate più belle in assoluto, perché vi portiamo sul Monte Bianco, anzi dovremmo dire vi portiamo a guardare il Monte Bianco, andiamo alle sue pendici, perché il Monte Bianco è una vetta iconica ovviamente a livello europeo, ma anche alle sue pendici ci sono dei luoghi di incanto. Partiamo. L'alpinista Guido Rey diceva: la montagna è fatta per tutti, per coloro che desiderano riposo nella quiete, come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte. Così, prendendo alla lettera le sue parole, abbiamo deciso di raggiungere due rifugi alpini, due luoghi simbolo della Valle d'Aosta. Ah, dimenticavamo, ci andremo in bicicletta. La prima delle due escursioni in programma in Valle d'Aosta parte dalla località di Cervinia, il regno dello sport e del turismo d'alta quota tutto l'anno, come recita uno slogan pubblicitario. A Cervinia è stato dedicato un busto a Mike Bongiorno, il noto presentatore TV che amava profondamente questo piccolo paese della Val Tournanche. In centro paese si trova un monumento alle guide alpine che sottolinea il profondo e storico legame con il Monte Cervino e con le numerose vette circostanti che superano i 4.000 metri. Prima di iniziare la nostra escursione ci rechiamo a visitare il Lago Laie, meglio conosciuto come Lago Blu, incastonato tra prati, abeti e rododendri. Il suo nome deriva dalla presenza di alcune alghe che gli conferiscono questo straordinario colore. E se non c'è vento a incresparne la superficie, il lago diventa uno specchio in cui si vede riflesso il Cervino, un vero quadro d'autore. Lassù il nostro obiettivo, il rifugio Duca degli Abruzzi, a 2.802 metri d'altitudine. Indossato il casco e l'abbigliamento adeguato, saliamo a cavallo delle nostre biciclette e iniziamo la lunga salita. Dopo una decina di minuti facciamo sosta alla chiesetta eretta in ricordo del battaglione alpini sciatori Monte Cervino, che nei due conflitti mondiali ha lasciato sui campi di battaglia centinaia di uomini. Il 19 luglio 1991, Papa Giovanni Paolo II, durante la vacanza estiva in Valle d'Aosta, si recò in questo luogo e vi celebrò una messa a ricordo. Raggiungeremo il rifugio utilizzando una larga strada sterrata, percorribile sia con le mountain bike che con le biciclette a pedalata assistita. Sono circa 800 i metri di dislivello in salita da superare e occorre tener presente che si pedala oltre 2.000 metri d'altitudine, quindi la fatica che si fa risulta decisamente amplificata. Le occasioni per fare una sosta per scattare fotografie e osservare il panorama certo non mancano, e poi ci sono le soste forzate, ad esempio con queste splendide capre camosciate che, incuriosite dalle nostre bici, si avvicinano per fare amicizia. Mai come in questi luoghi l'uomo si sente infinitamente piccolo. Ancora poche decine di metri e qualche colpo di pedale ed eccoci arrivati ai 2.802 metri del rifugio Duca degli Abruzzi. Il rifugio, di proprietà della famiglia Macignà, venne inaugurato nel 1929 proprio dal Duca degli Abruzzi.
Il Cervino è talmente vicino da poterlo quasi toccare. È una grande emozione. Lasciate le bici al rifugio, in una mezz'ora di cammino raggiungiamo un luogo simbolo, la Croce Carrel. Qui, il 24 agosto del 1890, Antoine Carrel, uno dei più grandi alpinisti di sempre, morì di sfinimento dopo aver portato in salvo un alpinista in difficoltà. Da Cervinia ci siamo trasferiti a Courmayeur, base di partenza per la nuova escursione. Courmayeur è situata ai piedi del Monte Bianco, incastonata nelle montagne come un gioiello prezioso. Anche se oggi è una delle località turistiche più famose al mondo, il paese ha radici molto antiche che risalgono addirittura al 1200. Divenuta una delle capitali dell'alpinismo mondiale, qui è stata fondata nel 1850 la prima compagnia delle guide alpine. Queste antiche mura hanno visto la presenza di guide famose come Émile Rey, Cosimo Zappelli e l'indimenticabile Walter Bonatti. Un monumento ricorda la guida alpina Ollier, scomparso nel 1900 durante una spedizione al Polo Nord. Da Courmayeur risaliamo alla Val Vigny e una sosta è d'obbligo alla graziosa chiesetta dedicata a Notre-Dame de la Guérison, eretta nel 1867. Fin dall'antichità, la zona era celebre per guarigioni miracolose, dove veniva venerata una piccola statua chiamata la Vergine della Roccia. All'interno vediamo la statua della Madonnina del Dente del Gigante, che venne posta sulla cima nel 1901 e sostituita nel 2001 a causa dei numerosi fulmini che la colpirono negli anni. Le pareti sono ricoperte di ex voto e riguardano maggiormente alpinisti che hanno scampato il pericolo durante le proprie salite sulle montagne del massiccio del Monte Bianco oppure nell'attraversamento dei tanti valichi della zona. Per questo Notre-Dame de la Guérison è uno dei santuari più conosciuti e meta di moltissime persone che ogni anno giungono in questo luogo sacro per ringraziare la Madonnina e invocarne la protezione. In basso osserviamo l'ingresso del traforo del Monte Bianco, lungo 11 km e mezzo, che collega Courmayeur con Chamonix. La catena montuosa del Monte Bianco, lunga circa 40 km, offre ai visitatori una vista stupenda. Oltre 40 cime superano i 4.000 metri d'altitudine, uno spettacolo, una meraviglia unica. Svetta solitario il Dente del Gigante con i suoi 4.013 metri. La Val Vigny, che stiamo percorrendo per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero il rifugio Elisabetta, inizia da Courmayeur ed è lunga 11 km e termina al lago Combal, a 1957 metri d'altitudine. Il lago Combal non si presenta come un classico specchio d'acqua alpino. Si tratta di un'ampia zona coperta di erba alta, attraversata da ruscelli, sentieri, lagune, oltre ad alcune zone più ampie con acqua limpidissima. Un magnifico bacino dal colore turchese e sullo sfondo imponenti montagne. Una lunga strada sterrata costeggia tutto il lago e non mancano gli incontri con gli escursionisti impegnati nelle lunghe traversate e nel periplo intorno al Monte Bianco. La salita procede tranquilla fino alla parte finale, dove per raggiungere il rifugio Elisabetta Soldini occorre affrontare una serie di tornanti. L'unico tratto impegnativo per le nostre gambe, che iniziano ad essere stanche e a sentire l'aria rarefatta dell'alta quota.
il panorama che ci circonda è grandioso. Ed ecco il rifugio Elisabetta Soldini Montanaro, meta di questa entusiasmante pedalata. Ci troviamo nel cuore del Monte Bianco, un'emozione pura. Fu fatto costruire nel 1953 dal marito in memoria di Elisabetta Soldini, caduta durante un'escursione sul Monte La Saxe. Nel 1983 è stato ampliato per accogliere il crescente numero di escursionisti che frequentano la zona. Certamente, per raggiungere luoghi così, occorre fare un po' di fatica. Ma come diceva lo scrittore Khalil Gibran, amare la vita attraverso la fatica significa penetrarne il segreto più profondo. Lo ripeto spesso, questo è un programma che ha un titolo che rappresenta il nostro modo di intendere la trasmissione, Il Mondo Insieme. Quindi è un programma che facciamo insieme a voi e a tanti amici che viaggiano attorno al mondo. E infatti a questo punto è giunto il momento del diario di viaggio. Guardate. Ciao Licia, un enorme saluto a tutti gli amici del Mondo Insieme. Guardate dove mi trovo quest'oggi. Sono praticamente a strapiombo su una foresta infinita. Vi sto portando a scoprire un posto sicuramente fuori dalle solite rotte turistiche, dove la natura è ancora incontaminata. Stiamo partendo per l'Arkansas. Lo stato dell'Arkansas si trova nei territori interni degli Stati Uniti, tra il sud e il Midwest. Ha una densità di popolazione molto bassa per quello che siamo abituati, con spazi enormi e natura a perdita d'occhio e un vero paradiso per i ciclisti. Vi porterò a scoprire alcune chicche molto interessanti che ho trovato da queste parti e di cui credo non abbiate mai sentito parlare prima. Iniziamo dall'università più importante dello stato, bellissima tra i suoi giardini enormi. Sono all'università dell'Arkansas, che mi raccomando si dice Arkansas. C'è un'intera strada con tutte le case delle confraternite, l'avete qua una delle tante. E non solo, praticamente ci sono i nomi e cognomi di tutte le persone che si sono laureate nell'università per tutta la via, guardate, cioè non finiscono mai. Qui sono tutti i nomi di quelli che si sono laureati, uno dopo l'altro. Non finiscono mai. E ovviamente davanti all'edificio più antico ci sono anche, diciamo, i laureati più antichi. Qua ci sono, insomma, dal 1922. Erano praticamente solamente qualche decina all'inizio. E poi ogni anno, chiaramente, i numeri sono aumentati. Andiamo al primo anno, 1876. 9 laureati nel 1876. E da qui tutto iniziò. Mi trovo in una città dell'Arkansas, una cittadina molto piccola ma molto famosa per due cose. La prima, la più importante, è che da qui praticamente iniziò la storia di Walmart. Walmart, la più grande catena di distribuzione degli Stati Uniti, nasce proprio qui. E non a caso c'è anche un museo molto famoso che è stato fondato proprio dalla famiglia Walmart e che anche oggi è accessibile gratuitamente perché è sponsorizzata proprio dalla famiglia Walmart. Potete scegliere diversi percorsi per arrivare al museo e sono percorsi da fare praticamente in mezzo alla foresta, in mezzo a un po' di natura. Potete fare l'art trail, che è praticamente quello che vi porta a scoprire un po' anche di elementi artistici, e c'è invece quello da fare con le bici, che è un po' più, diciamo, natura e selvaggio. E poi questa invece è la pianta del museo con tutti i suoi elementi. E secondariamente è un posto molto famoso per gli amanti della natura, perché tra andare in giro in bici, percorsi da fare in mezzo alla natura, ce ne sono tantissimi e infatti è un ritrovo molto molto conosciuto per gli amanti della vita in bicicletta. No ragazzi, guardate cosa ho già trovato camminando su e giù per questi luoghi, una tartaruga. Ciao! Quest'oggi passeggiamo per la carinissima Eureka Springs, che è una cittadina in mezzo praticamente alle montagne dell'Arkansas, molto antica, con diverse strutture che sembrano quasi che crolli da un momento all'altro. Sembra quasi stare a tratti in mezzo alle montagne e a tratti in un paese del Far West. Se siete appassionati di quelle storie, come dire, che fanno paura, questo è il posto perfetto per voi, perché alle mie spalle in questo momento si trova uno degli hotel più famosi degli Stati Uniti, il Crescent Hotel, perché a quanto pare questo è l'hotel più infestato dai fantasmi di tutti gli Stati Uniti. Ancora oggi, se volete, potete prenotare una camera, avere questa esperienza da brivido, trascorrendo la notte all'interno di una di queste camere.
Ma nella zona ci sono anche delle attrazioni decisamente più serene e tranquille. Ad esempio questa bellissima chiesetta interamente fatta di vetro per sentirsi un po' nella natura. Oppure la gigantesca statua di Cristo di 20 metri che domina tutta la collina. Ma tra tutto io preferisco questi paesaggi sconfinati e natura senza fine. Beh, nel frattempo continuo ad esplorare e noi ci vediamo nel prossimo viaggio. Ciao! E siamo quasi giunti alla fine del nostro pomeriggio insieme. Io ho chiesto a Nicole Picchioni di rimanere qui con noi perché insomma ci siamo innamorati della sua musica, però dobbiamo salutarci, quindi grazie a Riccardo Ferri, grazie a te, new entry della nostra trasmissione, e grazie ancora a Nicole che adesso ci farà sentire un ultimo pezzo, un assaggio di un ultimo pezzo, perché fra l'altro voglio ricordare Nicole che è uscito nel 2022 il tuo CD. Esatto, si intitola Play e potete scaricarlo da tutti i digital store. Ripetiamolo, si intitola? Play. Ecco, perché è importante, bisogna promuovere la musica di artiste speciali come Nicole. Nicole Picchioni, Nicole Arparock. Sì.